Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vi voglio parlare di un'altra box beauty che assolutamente non conoscevo e per fortuna che mi hanno contattato perché secondo me è una cosa davvero wow. E vi parlo della Yessi Box, Yessi Beauty Box. Allora, marchio completamente italiano, quindi arriva dall'Italia, arriva una volta al mese, potete sceglierla voi. E oltretutto non ha il rinnovo automatico, quindi scegliete voi se prenderla o no. Dunque, ci sono, mi sono segnata tutto perché devo dirvi un sacco di cose. È una box completamente personalizzata perché al momento dell'iscrizione vi chiedono varie cose, quindi l'età, il tipo di pelle, il colore degli occhi, il colore dei capelli, le preferenze, non so cos'altro ho scritto, le preferenze, prodotti, occhi, viso, labbra, tantissime cose, quindi la box non sarà mai uguale per tutti, ma personalizzata in base alle esigenze. E poi ci sono vari tipi di box: c'è la Basic, la Plus Plus e la Lux o Luxury. Allora, i prodotti sono in tutte quante full size, ce l'ho qui perché è pesante, quindi la tengo appoggiata, se la facciamo così che è più bella anche. Sponsorizzazione? No, perché non mi hanno pagato per il video, potrei fare così. I prodotti sono tutti full size, sempre c'è la Basics, e adesso sto leggendo perché non so, non mi ricordo a memoria. Nella Basic, che è questa, quindi questa grandezza, ci sono 4 o 5 prodotti full size e una costa 25 euro, la prendete una volta e poi basta, non si rinnova. Quindi magari guardate gli spoiler sul sito, scegliete voi quel mese se prenderla o no. Però l'abbonamento da 3 mesi 72 euro e l'abbonamento da 6 mesi 138 euro. Un po' conviene. Se no abbiamo la Plus, che non ce l'ho, ma poi guarderemo sul sito, una 35 euro. 3, 102 euro, 6, 198 euro e ha sempre 5 o più prodotti full size, quindi più grande. E poi c'è la Lux, una 48 euro, 3, 138 euro, 6, 270 euro. Cosa che vi devo dire? Su tutti e tre i tipi di abbonamento, quindi il Basics, Plus e Lux, l'abbonamento da 3 o 6 mesi potete scegliere voi se volete più prodotti skincare o più prodotti make-up, perché potete anche scegliere in base alle vostre esigenze, quindi o gusti. Mi sembra davvero super personalizzata. Allora, io qua vi ho detto tutto. Questa è la Basics, non so che mese sia, me l'hanno mandata. Non c'è scritto, bene, lo scopriremo. Non l'ho ancora aperta. Mi hanno chiesto al momento, oltretutto, se volevo provarla anche perché è un nuovo servizio e mi sembra anche intelligente e furbo, ma dovremo vedere cosa contiene. E mi hanno chiesto il tipo di pelle, il colore dei capelli, degli occhi, se mi piacciono i prodotti make-up, cosa uso di più, anche le preferenze di skincare, quindi cosa uso per il viso, per il contorno occhi, come mi strucco, come. Mi hanno chiesto un sacco di cose, c'era un super questionario, quindi davvero spero che sia personalizzata, ma adesso lo scopriamo assieme. Io a questo punto. Non mi ricordo se arriva. Ah no, arriva così, ma dentro uno di quei sacchetti e a me è arrivata con SDA. Può essere o SDA o le poste. Quindi spero che non ci siano prodotti che si rompono perché è così o che si è imballata bene. Non lo so. Ora l'apriamo. Ho parlato troppo. Ok, la guardate sempre prima voi e poi io. Non ho aperto qualcosa, scusate. Ok. Si vede qua? Non si vede niente perché c'è il. Allora dice Basics Inspiring. Ok. Speriamo sia di tuo gradimento. Ah, aspettate, aspettate, aspettate. Tutti i formati contenuti nelle Yessi Box sono full size o travel regolarmente venduti negli store di bellezza. E poi ci sono anche i prezzi.
il valore. Quindi questo lo teniamo qui perché ci può interessare. E ora guardiamo la box. Ok, allora cosa faccio? L'appoggio qui. Prima cosa, scusate, c'è un po' di pluriball dentro. Ecco, diciamo che guardandola così, per fortuna che non si è rotto niente. Per fortuna. Ma non so come metterla. Ma perché queste cose nei video capitano solo a me? Ditemi che non capitano solo a me. E la prima cosa che voglio guardare assolutamente è questo perché mi attira tanto. Cos'è? È bellissimo. È Shooting Gel Olica, non lo so. Aloe al 99%. Eh sì, effettivamente è proprio una foglia di aloe. E ci piace. Sigillata. Fa proprio sigillo, è un 250 ml e a questo punto io vado a leggere. Tanto non guardo spoiler. Olica. Shooting Gel Aloe, gel multiuso ideale per viso e corpo, puoi utilizzarlo per il contorno occhi, come crema corpo, gel viso, mani, piedi, capelli, ci piace. Full size, 10,45 euro. Ah, facciamo dopo la somma finale così vediamo se il valore ci sta. Mi piace. Mi piace anche solo guardarla. Poi andiamo avanti. Adesso pesco. Qui forse è successo qualcosa. Perché è un po'. Però scusate. No, però non è bagnato la confezione, quindi non so, forse è giusto così. Simple Kind to Skin Vital Vitamin Foaming Cleanser, quindi un detergente fatto così con il tappo a erogatore. Simple Goodness 150 ml, boh. Numero 1 negli UK, io vorrei sapere qui. Simple Skin Vital. Rappresenta il secondo step della skincare coreana. Dopo la rimozione del make-up si passa alla detersione con una mousse delicata. Ah, è una mousse! Mi piace. I detergenti mousse mi piacciono. Detergente vegano al 100%, senza sapone, arricchito di vitamine. Full size 6 euro. Delicatissimo, no, adesso sono curiosa di provarlo. Mi piace full size. E poi andiamo avanti, prendiamo questo che è piccolino. Multifunction Formula Snail Repair Intensive. Allora, della Mizone. Ma l'italiano non c'è mai? Sì, Made in Corea, quindi skincare coreana anche questo. Il prodotto è questo qui. È un siero, un'essenza. Non lo so, ma andiamo a leggere. Questo è Mizone Snail Repair. Ok, contiene bava di lumaca idratante, aumenta le difese della pelle, azione riequilibrante. Quindi perfetto. Estratto di centella asiatica, protegge le nisce, acido ialuronico, ideale per tutti i tipi di pelle, 50 ml, 15 euro. Ci sta. Andiamo avanti. Ah, sempre della Simple, quindi sempre di questo marchio. Ok, Hydrating Gel Cream, crema gel e idratante senza profumi. Water Boost. Ah, questo però per dry skin. Quando dicevo prima che secondo me qui era uscito, me ne accorgo da questo prodotto perché ha la scatola un po' passa, quindi deve aver assorbito lei. Per fortuna che ha assorbito la scatola, ha assorbito il prodotto uscito. Ecco, per fortuna. Molto idratante. Allora, intanto leggiamo sempre della Simple. Water Boost, questa crema per il viso in gel idratante,
Migliore crema idratante per il viso, adatta a tutte le pelli, anche quella, però si assorbe. Quindi forse per il giorno no, ma per la sera. Full size 9,80 euro, è un 50 ml. Beh, non ha profumo. Lo proviamo. La proviamo, anche perché alla fine assorbe assolutamente. Vediamo cos'altro c'è. No, vabbè. No, vabbè. Io ho visto una cosa. Scusate. Questa qui. Moist Toner Tissue della Beaduini. Ma è un prodotto? Ah, sì. È un prodotto. Quindi, progettato pensando alla praticità e alla facilità. Ma che cos'è che non capisco? Adatta ai viaggi. Indicazioni, rivitalizza la carnagione, illumina la pelle, è un tonico, una maschera in tessuto tonica, monouso, 99 centesimi, ci piace. Allora, ho visto intanto delle cosine qui, dei sample di Good Cira, sempre della Olica Olica, che è il marchio dell'aloe. Io adoro questo pack, io lo terrei lì solo perché ci piacciono. E poi soprattutto ho visto due cose. Uno, Revolution, che adesso andiamo ad aprire. Però, visto che la bag è finita, ho notato una cosa togliendo questa. Vedete anche voi? Ecco. Quindi sì, è un pochino più di, come si dice, di contenitore, di imballo, perché per fortuna che per adesso sembra non si sia rotto niente, ma allora questa era piena. Un po' più di imballo ci starebbe. Comunque andiamo a queste, perché ho letto Revolution, ho detto no, vabbè, non ho niente della Revolution. Quindi ecco, Revolution Makeup Revolution Renaissance Palette Night, palette di ombretti. Non dice nient'altro. Quindi andiamo, mentre la apro, andiamo a leggere. Palette per il trucco occhi della Makeup Revolution full size 11,20 euro. Scusate, ma dovete guardarlo. Vogliamo parlare del pack? Cioè, è una scoperta anche per me, eh? No, vabbè. No, vabbè. Cioè, è bellissimo. Piccina, è una borsetta, è bellissimo, non so se si apre proprio come le borsette, sì. Adesso sarà tutta rotta. No, no, è integra. No, cioè, no, vabbè. Allora, pennellino, ok, ma vogliamo parlare della palette. È bellissima. L'ho fatta tutto in silenzio perché c'è. È bellissima. Allora, io non ho mai 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 provato un prodotto della Revolution, ma se i prodotti sono questi e la scrivenza è questa, parliamone. Davvero wow, cioè, non va via, non va via. Allora, arrivati a questo punto del video, io oserei dire che dobbiamo fare scusate, ma io questa palette la metto via, bella imballata, perché si è salvata fino adesso, quindi con questi facciamo i conti un secondo di quanto è il valore della box. E calcolatrice alla mano, 53,44 euro. Io direi che ci sta, anche perché, se non mi ricordo male, questa è la Basic e la Basic ha un costo di 25 euro, quindi perfetto. Però
Però io adesso voglio capire assolutamente che differenza c'è tra la Basic, la Plus e la Lux. Anche però se, non so, sarà molto personalizzata, quindi ci sono vari prodotti e niente, devo fare un giro su Facebook, magari o su Instagram per capire la differenza. E eccoci ritornate. Allora, ho fatto un giro per capire le differenze, ho guardato le box precedenti. Questa è una box autunnale, ho scoperto, e più o meno ha questi prodotti. La palette le ho viste di diverse, anche dei toni più del nude o del rosa, diverse. Ok, la differenza sostanziale che ho visto per quel mese di prodotti è stato che nella Plus c'era anche una spazzola lisciante per i capelli, di quelle che si scaldano ed lisciano un po' i capelli, che ho visto su Amazon ad un prezzo di 10-12 euro, mentre nella Lux c'era di quelle spazzole detergenti per il viso, tipo un Clarisonic Basic, che ho visto sui 15 euro sempre su Amazon. Ne ha fatto uno anche, ogni tanto c'è da Lidl, oppure ne ha fatto uno anche non la Nivea, la Horace, cioè sono diverse, quelle spazzole rotanti a testina singola con le setole. Carine, quindi direi prima di scegliere e di guardare gli spoiler, perché ci sono anche gli spoiler del mese e ci piace. Allora, a questo punto dovete dirmi assolutamente se questa box vi ha incuriosito. Io devo dire che mi piace soprattutto per la palette, è bellissima. Il gel è un gel d'aloe 99% e la mousse detergente, perché io sono un amante delle mousse detergenti. Peccato per questa cosa, perché a questo punto si è persa per la scatola una bella quantità, quindi magari chiuderli meglio, sigillare, non so, però è arrivato tutto intero, quindi ci piace. La palette è arrivata intera, quindi va benissimo. E niente, io direi che fatemi sapere qui sotto se vi è ispirato, se vi intriga. Ho dimenticato di dirvi una cosa: i prezzi ve li ho detti, ma non vi ho detto che la spedizione è sempre gratuita, anche con quella mensile. Anche questa è una cosa che ci interessa molto. E niente, spero vi fate conoscere un nuovo prodotto. Un nuovo servizio di Beauty Box in abbonamento, che però non si rinnova automaticamente, quindi ci piace ancora di più anche questo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!